Amici sportivi, benvenuti a Esci Catena Avellino. Si gioca allo stadio Tassitano di Paola, campo neutro a porte chiuse. Una sfida importante per la squadra biancoverde che va a caccia di un'altra vittoria esterna per alimentare i sogni di promozione, per rilanciare naturalmente l'assalto al primo posto al Milazzo capolista. Il pallone controllato da Patti, che gira poi la sfera verso Caruso. Il pallone si impenna oltre il montante. Dopo un minuto Avellino vicino al gol con il cross di Moreno Esposito, profondo sul secondo palo per il colpo di testa di Biancone, bloccato a terra da Caruso. Il cross di Emanuele Esposito in area di rigore, fischia a terra un giocatore dell'Avellino, batte e ribatte, ancora Patti, il tiro di Patti con la deviazione sul fondo da parte di Costanzo. Alza la testa Serao, l'ennesimo lancio profondo verso Maiella, si appoggia sulle sue spalle Platania, non c'è fallo per Valente, si lotta nella tre quarti campo della Cicatena, è duro ma regolare l'intervento di Tringale. Poi D'Angelo recupera il pallone, il lancio di D'Angelo per Maiella in posizione regolare, il tiro di Maiella, rete, il gol di Avellino, Maiella! Il vantaggio dei Lupi, Maiella al 25esimo del primo tempo, si sblocca il risultato. Attacca l'Avellino con Moreno Esposito per Di Santo, si accentra Di Santo, può scaricare il destro, lo fa dalla lunga distanza ma non trova la porta. Lo scatto di Manca, occhio a Manca in area di rigore, Manca va a puntare l'area di rigore bianco-verde con il tiro sul fondo. Ancora D'Angelo, va a puntare Daidone, ancora D'Angelo, la posizione centrale, il tiro di D'Angelo con il pallone che termina sul fondo. Ha trovato sulla sua strada la deviazione da parte di Cosenza. Rosario Maiella pronto a scaricare il suo destro verso la porta di Caruso, batte Maiella, il tiro con il pallone che sibila di poco al lato. C'è il varco per Emanuele Esposito, sale anche Biancone, si accentra Emanuele Esposito, porta ancora palla, lo scarico sulla sinistra per Di Santo, le finte di Di Santo per il Maiella, il tiro di Maiella, la respinta di Caruso e Maiella ha sciupato l'occasione del 2-0. Ancora Emanuele Esposito in area di rigore, il pallone filtra per Biancone che lotta con due avversari, ancora Emanuele Esposito, il tiro contratto da Platania, Di Santo. La conclusione murata dalla difesa della Cicatena, poi la conclusione di destro fuori misura da parte di Moreno Esposito con il pallone che si perde lontano dalla porta di Caruso. Viscido, entra in gioco pericoloso Tringali, già ammonito Tringali, arriva il secondo cartellino giallo, espulso Tringali all'11esimo della ripresa. A Cicatena in 10 uomini, Biancone in area di rigore, occhio a Biancone, lo scatto di Biancone per Di Santo, il colpo di tacco per Claudio Esposito, il tiro! Para Caruso, Maiella, rete! Il gol dell'Avellino annullato per una dubbia posizione di fuorigioco da parte di Maiella. Abate, il tiro di Abate con la conclusione sotto misura e la parata di Apuzzo. Fermato poi da Claudio Esposito con la collaborazione, anzi da Licciardi con la collaborazione di Claudio Esposito che viene strattonato dal numero 11 della Cicatena che rimedia anche il cartellino giallo. E secondo cartellino rosso della partita. I nove uomini lasci catena. Secondo cartellino giallo per Roccazzele che era stato già ammonito nel primo tempo. L'Avellino deve affondare i colpi in questo finale. Cerca di farlo con Claudio Esposito in area di rigore. Occhio a Claudio Esposito per Licciardi che può caricare il destro. In area di rigore. La girata di Maiella. La respinta di Caruso. Sbaglia lasci catena. Crega la palla Licciardi in avanti per Romano. Occhio a Romano in area di rigore. Romano, il tiro, palo!